La prima giornata del girone di ritorno, ma anche l'ultima giornata dell'anno solare 2019 ed anche la 16ª giornata di campionato. Il calendario ci porta oggi a Perignano, dunque in provincia di Pisa, dove giocheremo contro la vera autentica rivelazione del campionato, ossia la Fratres Perignano, seconda in classifica dietro solamente al lanciatissimo Pro Livorno con 29 punti. Allora andiamo, come spesso facciamo, a seguire tutta la giornata dei nostri ragazzi dal pranzo prepartita fino al fischio finale dell'ostilità. All'homme que moi je suis, j'étais cherché dans toute la ville, fouillé dans tout Paris, dans l'espoir de revoir, comme au bon vieux temps. Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, j'ai pu apercevoir ton beau visage. Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, tu m'es apparu tel un mirage. Amina, Amina, laisse-moi toucher ton visage comme si c'était la dernière fois que je le vois. Amina, Amina, laisse-moi partager ta vie. Passavo per andare a mangiare. Sì, allora, ti mio. No. 22 dicembre, dunque ultima partita, come dicevamo, dell'anno 2019. La squadra appena arrivata qui al comunale di Perignano dopo aver pranzato presso il ristorante Lorenzo a Fucecchio. Siamo arrivati dunque a Perignano, conosciutissima anche come la città del mobile. La squadra adesso è nello spogliatoio per cambiarsi e poi tornare qui sul terreno di gioco per effettuare la fase di riscaldamento prepartita. Fase di riscaldamento che sarà seguita dal mister in secondo, ossia Ciro Muscetola, alla quale andiamo subito a domandare quelle che saranno le pericolosità e le insidie della partita di oggi. Beh, sappiamo che l'avversario è molto abile nelle ripartenze, soprattutto in zona centrale, e l'abbiamo visto sia all'andata sia nei riflessi filmati, e ce lo dicono anche le relazioni dei nostri osservatori. È una squadra a cui bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si perde palla, quindi noi dobbiamo fare un possesso con grande cautela e aspettare il momento giusto. Ci vuole una gara di grande pazienza. Se riusciamo ad utilizzare la giusta pazienza in questa gara, possiamo raccogliere qualcosa. Se ci mettiamo fretta, facciamo il gioco all'avversario, perché è capace di riconquistare palla e ripartire forte centralmente. Questa è l'insidia maggiore che è all'interno di questa gara. Un pastore, Siamo dunque arrivati alla fase di riscaldamento prepartita. Le squadre si stanno scaldando nel terreno adiacente al terreno nel quale effettivamente poi si svolgerà la partita. Arriviamo a questa partita con alcune defezioni importanti. Per me fra tutte le tre assenze per squalifica del capitano Falivena, di Cardarelli e di Mirko Di Nardo, oltre all'assenza per infortunio di Kader Diomandé e Valerio Ghilardoni. Andiamo allora a vedere anche la formazione del Perignano, il cui preparatore atletico è quello Nicola Ricca, ex biancoceleste con noi 3 stagioni fa. Andiamo allora a sentire anche da Nicola, pochi minuti dall'ingresso della squadra in campo, quello che è lo stato d'animo e il segreto della formazione pisana in questo ottimo inizio di campionato. Ma sicuramente il segreto è il gruppo, a partire da dirigenti fino a giocatori, fino a immaginieri. Siamo un gruppo coeso, ho trovato un ambiente ottimo,
dove si può lavorare tranquillamente, dove ci mette a disposizione tutto per farlo al meglio. E abbiamo raccolto di più di quello che ci si aspettava e continuiamo a lavorare così, prima per salvarsi e poi magari levarci qualche soddisfazione maggiore. Che vuol dire che per andiamo, raga, dai, passiamo un bel Natale, dai. Andiamo, coperture dietro, andiamo. Tutto è pronto per l'inizio dell'ostilità, dirige il signor Papi di Prato, terreno pesante a causa delle abbondanti piogge nella serata di ieri, temperature circa 15 gradi, allora come sempre, forza bianco celesti. Rizzato, Lucarelli, Filetti, Gamba, Genovali, Aliotta, Cava d'Arazze. Allora,
Occhio! La prima parte della partita non abbiamo avuto praticamente nessun tipo di pericolo e ci siamo messi bene in campo, non abbiamo rischiato praticamente niente, mentre la seconda parte abbiamo avuto qualche piccola imprecisione dietro, però ci siamo salvati grazie anche agli interventi di Stonarelli. Sicuramente se siamo messi bene in campo e non rischiamo in difesa, penso che non ci saranno problemi per portare a casa i 3 punti. Grande Giacomo! Vai Giacomo! Vedi una partita fuori cadere. Amato! Thank you.